Bella raga, qua è l'admin e oggi finalmente dopo un'estate caldissima siamo tornati ufficialmente in campo. Si è svolta l'amichevole interna della nostra squadra, gialli contro bianchi, ma bando alle ciance, andiamo a vedere cosa è successo in campo. Pronti via, partono subito forti i gialli, attacco da destra, Schiavon recupera palla su Coluzzi, i bianchi provano a uscire ma il pressing dei gialli è veramente incredibile. Giro palla per Cippone, subito per Sgherri, palla che arriva a Schiavon che la mette in mezzo, Hoffman un piccolo errore e Scaramuzzino da grande rapinatore d'aria fa l'1-0. Fabiano, vieni qua. Yeah, i bianchi non ci stanno, combinazione tra Figuera e Sofia, Sofia dal limite dell'area, il tiro, parata da parte del portiere, ci pensa Bozzoni che difende la palla e fa ripartire i gialli. Ancora i gialli, lancio di Schiavon per Cippone, Cippone la mette giù in maniera incredibile, viene attaccato, entra in area, è chiuso, torna indietro, rientra in area, la scarica per Schiavon che la mette in mezzo, facile la presa da parte del portiere. Schiavon ancora in regia, palla per Bozzoni, Bozzoni dentro subito per Scaramuzzino che va in aria, la mette in mezzo e Sgherri di tacco ma Hoffman c'è. Ripartenza Sgherri, ancora Sgherri, avanza Sgherri per Scaramuzzino che va dentro l'area, la mette in mezzo ed è facile il tapin da parte di Shido. Altra azione, rimessa laterale, palla per Shido, Shido l'appoggia a Bela, Bela si guarda intorno, vede Sgherri libero, Sgherri punta la porta, il tiro, il gol, bel tiro a parte di Sgherri. Beppe, che ne pensi di questo gol? La coordinazione, come va a calciare questa palla è incredibile, Fabio. Ancora Schiavon, grande lancio per Scaramuzzino che la mette giù, il tiro, grande parata da parte di Hoffman e la palla che addirittura finisce sulla traversa. Porta all'esterno, girati Andrea. Cito in mezzo per Scaramuzzino che la controlla con un braccio, la scarica dietro per Sgherri, il tiro ed è doppietta per lui. Ma rivediamola, grande recupero da parte di Cito che va sul fondo, vede Scaramuzzino nel mezzo, il passaggio, il controllo, un altro passaggio per Sgherri e il gol. Vieni Matteo! Vedi! Partono bene i bianchi, tiro di Fabiano, ma ci pensa il difensore a salvare la porta in questa occasione. Nuova azione da parte dei gialli, Cippone, filtrante per Scaramuzzino, che sterza, tira e Barrago ci mette la faccia e la manda in calcio d'angolo. Ancora Bozzoni, filtrante per Shido, tocco morbido ed è il 5-0 per i gialli. Termina qui la prima amichevole da parte del Torino, finisce 5-0 per i gialli. Buona la prima, devo dire. Veramente buona la prima. Com'è andata la prima amichevole di quest'anno? Faticosa, una cifra. Però hai fatto due gol. Due gol... vanno bene, no? Ne lasciamo anche a parlare. Grazie. Mister, com'è andata la prima partita di quest'anno? Benissimo, quello che... era giusto che oggi soffrivano, ci alleniamo di sera, dunque la temperatura era elevata, ma io lo sapevo apposta, ho fatto fare due tempi da 30 minuti, però c'è tanta applicazione, c'è voglia e dunque sono contento.
22 ragazzi alle 11 di mattina che hanno corso per un'ora, mi danno ottime sensazioni per il proseguo di questa preparazione. Come avete visto, i ragazzi non si sono risparmiati, è stata una partita avvincente e veramente tosta, viste le alte temperature in cui abbiamo giocato. Si è visto un clima molto unito e i ragazzi hanno già il piede giusto verso l'obiettivo finale, ossia raggiungere la promozione. Come ha detto il mister su WhatsApp, tutto l'allenamento di questa settimana con la conclusione della partita è stato di un 7 pieno e i ragazzi sono orgogliosi di tutto quello che hanno fatto. Se il video ti è piaciuto e ti piace il progetto del Torino, continua a supportarci. Metti un mi piace, seguici e lascia un commento per chi secondo te è stato il migliore in campo. Ma questo è soltanto l'inizio, quindi ci vediamo alla prossima.